Così bravi ad assistere questi malati che ne sapevano più di un infermiere. E guai, dopo un po' di tempo che li assistevano, a cambiare certe abitudini, per cui mi dovevo adattare alle nuove esigenze. Quindi ho conosciuto persone meravigliose. Quindi anche voi, se imparerete ad assistere questi malati, diventerete bravissimi. All'inizio fa un po' paura, ma quando avete imparato quelle nozioni base, sarete in grado di assistere. Quindi faremo una panoramica sul problema respiratorio dei malati. Come respiriamo noi? Sì, soprattutto chi fuma? Chi è che fuma? Col premorbe davanti. Il sistema respiratorio è fatto dai muscoli respiratori, dalla gabbia toracica, dal polmone e dalla piede superiore. Funziona così. Quando noi vogliamo introdurre l'aria dentro i nostri polmoni, si contrae un muscolo che si chiama diaframma. Come fa l'aria a entrare dentro i polmoni? Praticamente il diaframma risucchia l'aria dall'esterno, per rendere in maniera semplice. Quindi il diaframma si abbassa e l'aria entra dentro i polmoni. Ok? Come fa a vedere. C'è una differenza. Vi è mai capitato di aver mangiato tanto una sera? Vi siete messi lì con la pancia tutta gonfia? Vi siete sdraiati? A un certo punto facevate fatica a respirare, no? È vero, non succede questo. Perché quando il diaframma si abbassa ci sono gli organi addominali e li spinge. Quando uno si sdraia, spingere gli organi addominali diventa un po' difficoltoso. Quindi nel malato SLA, che adesso lo riprenderemo, quando il malato SLA è sdraiato, quindi ha una debolezza del diaframma, fa più fatica. Quindi ricordatevi che il malato con una debolezza dei muscoli, il paziente SLA, fa più fatica quando è sdraiato. Ok? Perché deve spostare gli organi addominali. Quando voi vi sdraiate, state sul divano, fate così, si gonfia la pancia, vero? È il diaframma che spinge e gonfia la pancia. Quello è un respiro normale. Il respiro non è normale, non è quello che fa così, no, quello è sbagliato. Il sistema, come funziona il sistema? L'ha spiegato la dottoressa prima. Ci sono dei neuroni che comandano sotto la testa, inviano l'impulso attraverso i nervi ai muscoli, i muscoli si contraggono, il diaframma si abbassa, che è il muscolo principale nostro per respirare, e il torace si espande. Quindi la malattia, colpendo questi neuroni, impedisce o indebolisce inizialmente e poi impedisce la respirazione, in maniera detta semplice semplice. Quando il diaframma si abbassa, aumenta l'aria
all'interno dei polmoni. Okay? Finisce la fase inspiratoria, il diaframma si ferma e il polmone, che è dotato di elasticità, torna su se stesso e l'aria esce. Questa si chiama respirazione. Chi è il fumatore? Allora, questi qui che sembrano dei grappoli d'uva sono gli acini respiratori. Chi fuma praticamente li comincia a perdere. Quindi perdendo quelli, il polmone perde di elasticità. Quindi sono cavoli amari dopo. Ok, mi conviene smettere di fumare. Quindi il danno da fumo, quindi il paziente con l'asma è meglio che non fumi. Quindi, quando l'aria arriva all'interno degli alveoli, l'ossigeno va nel sangue e l'anidride carbonica viene messa all'esterno. Questo si chiama respirazione. Quindi la respirazione dipende dal diaframma, muscoli respiratori, ci sono altri muscoli respiratori, ma il più importante è il diaframma, e dal polmone. Ok? Se è debole il diaframma, la respirazione si riduce, perché l'espansione è piccola. Se uno fuma, la respirazione si riduce. Okay? Questo del fumo lo vedete tutti. Quindi migliori tutto, se vedi. Come? Migliori tutto, anche i muscoli, perché hai tutto, tu, sangue. Se tu smetti di fumare, migliori di tutto. Migliorate il tutto, smettete di fumare, ragazzi. Allora, come facciamo noi pneumologi a valutare la funzione polmonare di un malato con una lesione dei nervi come nella SLA? Usiamo delle tecniche che non sono così complicate. Usiamo la spirometria, ne avete mai sentito parlare? Quelli che si soffiano, ne avete mai fatto sul luogo di lavoro? Avete fatto? Si soffia in un tubo dove c'è un computer collegato e vi dice qual è il volume polmonare vostro, vi dice come riuscite a buttare fuori l'aria, vi dà dei numeri, e con questi numeri noi riusciamo a quantificare se uno ha un volume normale o un volume ridotto. Secondo voi, uno che ha il muscolo diaframma debole, il volume è grande o più piccolo? Più piccolo. E se il volume è più piccolo, poca aria viene messa all'interno del polmone. Ok? Poi, insieme alla spirometria, andiamo a misurare la forza per tirare dentro l'aria, che si chiama MIP, massima pressione inspiratoria. C'è una specie di strumento banale e io faccio così, e in base alla pressione che riesco a fare stabilisco che forza ho per tirare dentro l'aria, mentre quell'altro sta per espirazione, io ci soffio dentro così. Il primo serve a capire che forza ho il diaframma, perché è quello che si contrae. Il secondo serve per la forza dei muscoli addominali per la tosse. Quando voi tossite, che fate? Quali muscoli contraete? Diaframma. No! Muscoli addominali. Se voi vedete, portate a rigidità i muscoli addominali. Il diaframma tira dentro l'aria, muscoli addominali. Questo è importante per quantificare la tosse, perché uno dei problemi dei pazienti SLA è la tosse inefficace. Poi facciamo un prelievo arterioso, andiamo con una siringa che è dolorosissima, è una cosa, spero che non la facciate mai, e per vedere quanto ossigeno abbiamo nel sangue e quanta anidride carbonica. E questo ci dà un indice di come respira il paziente, perché se l'ossigeno è basso vuol dire che respira male, se l'anidride carbonica è alta vuol dire che respira male. E poi abbiamo un aggeggio che voi userete se vi occuperete di questi pazienti, che è la pulsossimetria, cioè un aggeggio che si mette lì al dito, l'avete visto ormai sì, sugli anni? Sì, sì. Si mette lì al dito e si va a misurare la percentuale di ossigeno nel sangue. Se è sopra il 90 state tranquilli, se è sotto il 90 sono cavoli di qua. Ok? Questi sono gli strumenti. Allora, mi dovete interrompere ogni volta che volete. Torna. Perché fa soltanto di notte? Come?
Perché notturna? Perché questa... Questo è perché la facciamo all'inizio, per quantificare il danno. Quella che si usa giornalmente a casa del malato è sempre una pulsossimetria, però quella è una vita quotidiana. Questa serve a noi per quantificare. Lei mi dice perché notturna? Adesso la risposta ce la porto. Tutti noi, compresi voi, di notte respirano un po' meno. Perché si respira meno di notte? Perché non c'è bisogno. Cioè noi di notte ci riposiamo, quindi non abbiamo bisogno di tanto ossigeno, no? Per cui cosa fa? Anche il sistema respiratorio si mette a riposo e respira un po' meno. Solo che quando c'è un danno dei muscoli, quel meno che c'è fisiologico si traduce in un calo dell'ossigeno. Quindi se noi facciamo la pulsossimetria notturna andiamo a percepire i momenti iniziali in cui la malattia sta peggiorando. Quindi è una cosa che avviene in tutti noi. In che modo la SLA colpisce la funzione respiratoria? Abbiamo detto che è un danno del neurone che fa contrarre i muscoli respiratori. Riduce la forza dei muscoli respiratori, in particolare del diaframma. E questo provoca che cosa? Un calo della respirazione o ipoventilazione. Si chiama così. Noi di solito, ogni volta che respiriamo, mettiamo dentro mezzo litro d'aria. Calcolando minimo 14 atti al minuto, facendo la moltiplicazione, quanto viene? Circa 5 litri, no? 5 litri di aria che noi ogni minuto tiriamo dentro e fuori. Quindi un paziente con un danno dei muscoli, invece di avere 5 litri, ne ha di meno. Ok? E quindi avendo meno aria, meno ossigeno, chiedete di carbonio. Riduce la forza dei muscoli espiratori, abbiamo detto con la tosse, muscoli addominali, e quindi la tosse rimane inefficace, per cui il catarro, se la tosse è inefficace, rimane dentro. Ai fumatori un giorno, quando avete 80 anni, il catarro rimane dentro e non riuscite a tirarlo fuori. Se il catarro rimane dentro si respira male perché va a otturare i tubi e viene la polmonite. Se il respiro si fa corto, la gabbia si abitua, la gabbia toracica intendo, no? Muscoli, cioè le costole, eccetera, per cui a un certo punto rimane rigida, si irrigidisce e quindi perde la sua elasticità. C'è anche un'altra componente, quando noi respiriamo abbiamo il gargarozzo, si dice dalla mia parte, non so come si dice, le vie aeree superiori che rimangono aperte. Noi qui abbiamo dei muscoli, chi è Carussa? Secondo me questa signora è in fondo russa. No, quello di più. Sa perché glielo dico? Perché io mi occupo di russamento e quindi dalla conformazione. Noi qui abbiamo dei muscoli che quando noi ispiriamo si contraggono e irrigidiscono il faringe, per cui rimane aperto. Se questi muscoli perdono tono, avviene quando beviamo una bottiglia d'acqua, i maschietti lo fanno, le donne siamo più eleganti, quando mettiamo a bere e non facciamo passare l'aria, la bottiglia collassa. Fa così, no? Se questi muscoli si indeboliscono a causa della SLA, la parete si fa più piccola, cioè la parete collassa, lo spazio per respirare si fa più piccolo. Quindi molti di questi pazienti, per la debolezza dei muscoli che hanno, la resistenza delle vie aeree aumenta, per cui hanno più difficoltà a tirar dentro l'aria. Quali sono i segni e i sintomi
dell'insufficienza respiratoria, quando uno fa fatica a respirare. Sono l'affanno che compare inizialmente sotto sforzo, a fare 50-100 metri, la necessità di mettersi seduto a respirare perché da sdraiato si fa fatica, il fatto di svegliarsi la notte spesso con la fatica a respirare, il dormire male comporta una sonnolenza durante il giorno, perché chi dorme male di notte dorme di giorno, può avere, nel caso che aumenta l'anidride carbonica, il mal di testa al mattino che passa, l'ansia, la depressione, il fatto di essere stanco, poco appetito, eccetera. Vi salto tutta sta roba qui che vi interessa poco. Cosa si può fare per questi pazienti da un punto di vista respiratorio? Quindi abbiamo visto che la malattia colpisce i muscoli respiratori, il paziente respira di meno, l'ossigeno si abbassa nel sangue, quindi fa fatica a respirare, e l'efficacia della tosse viene persa gradualmente. Cosa possiamo fare per queste persone? Innanzitutto aumentare le difese immunitarie. L'unico presidio che abbiamo è il vaccino anti-influenzale, che si fa sempre tra ottobre e novembre, e il vaccino antipneumococcico. Antipneumococcico significa contro la polmonite da pneumococco, che comprende il 60% delle polmonite. Quindi riusciamo ad aumentare. Il paziente deve avere il controllo della nutrizione, non deve dimagrire, perché come voi ben sapete, io l'ho fatto circa un mese fa, ho fatto una dieta drastica, sono calato di peso, però i miei muscoli quindi quando si cala drasticamente di peso, cosa fa l'organismo per produrre glucosio? Si mangia i muscoli. Quindi è importante che il paziente sia ben nutrito. È necessario il controllo della secrezione, cioè ognuno di noi produce del catarro e di solito il nostro sistema è buono, per cui riusciamo a eliminarlo. Invece queste persone con la debolezza dei muscoli fanno fatica a eliminarli. Nel caso in cui il paziente ha del catarro e un po' di febbre, iniziare subito il trattamento antibiotico, perché non si può aspettare con queste persone. Ho saltato, perché devo saltare se non ce la faccio, come facciamo ad assistere queste persone. Ci sono diverse tecniche. Una di queste è l'assistenza alla tosse. Abbiamo visto che fanno fatica a tossire, perché i muscoli sono deboli e quindi la tosse è inefficace. Il catarro ristagna all'interno dei polmoni. È un modo per eliminare il catarro e imparare delle tecniche, e chi di voi si occuperà di questi pazienti, ci sarà il terapista della riabilitazione che ve li insegnerà. Niente di complicato. Oppure si utilizzano delle macchine, che è la macchina della tosse, che è una specie di ventilatore, ma non è un ventilatore. Che cosa fa? Fa una pressione positiva quando inspira e una pressione negativa quando espira. Cioè, da un lato gli gonfia i polmoni, dall'altro gli aspira le secrezioni. Quindi si può usare un boccaglio, si può usare una maschera nasale, o attraverso, quando il paziente è tracheotomizzato, attraverso la tracheostomia. Quindi all'inizio c'è un atto inspiratorio, cioè si gonfia il polmone, e poi c'è un atto espiratorio con una pressione negativa che tira fuori il catarro. Il catarro arriva in bocca e voi con l'aspiratore gli aspirate il catarro. Può essere regolato manualmente, cioè decidete voi quanto deve durare l'inspirazione, quanto l'espirazione, oppure in maniera automatica. Ed è questo aggeggio qui. Come vedete c'è un'infermiera, questa è la macchina, gli applica questa maschera, gli dà una bella pompata in fase inspiratoria e un risucchio in fase espiratoria, e così gli tira fuori il catarro. Si usa in tutte le malattie neuromuscolari, non solo nella SLA. A questa pressione si può aggiungere anche una pressione, vedete, a livello addominale, cioè spingendo si tira su le secrezioni. Certo.
però questo si fa in ospedale, a casa non si può fare. Se poi c'è il familiare che dà una mano, è un altro discorso. Quindi questo è l'apparecchio per la tosse che serve ad aiutare a tirare fuori il tumore. L'altro elemento importante, voi sapete che in queste malattie uno dei problemi maggiori è la deglutizione, perché i nervi che comandano la deglutizione sono colpiti assieme ai nervi che comandano il diaframma, perché sono vicini, sono uno attaccato a un altro, no? E quindi quando purtroppo la malattia spara colpisce tutto giù. Quindi rimane della saliva all'interno della gola. E questo cosa comporta? Comporta che gli ostruisce un po' le vie aeree e poi rischio di inalazione, cioè quella saliva va giù nei bronchi e gli causa le polmoniti. Quindi il nostro obiettivo è tirar fuori quella roba lì. Come facciamo a tirarla fuori? Con questo aggeggino che si chiama aspiratore. Come è fatto? È una cosa semplice. Crea un vuoto, una macchinina che crea un vuoto, poi c'è un tubicino e poi con i sondini si va ad aspirare. C'è un interruttore acceso spento, una manopola che regola l'intensità, si può fare molto forte o più leggera a seconda dei casi, un indicatore che indica il vuoto, un contenitore che è questo della raccolta del materiale aspirato, quando raggiunge una certa quantità bisogna svuotarlo. E ovviamente i tubi di raccolta che sono questi, e a questo termine si applica il sondino che poi si butta, no? Come si può fare l'aspirazione della secrezione? Si può fare dalla bocca, dal naso o direttamente dalla tracheostomia, quando il paziente è tracheotomizzato. Alcune queste diapositive poi vi saranno date così. Le note pratiche, ovviamente bisogna rispettare una scrupolosa igiene durante la manovra, bisogna mettersi i guanti, insomma. Non scendere con il sondino oltre la lunghezza della canola. La canola poi la vedremo, perché le secrezioni bene o male arrivano fino alla canola. Se noi scendiamo troppo in profondità facciamo dei danni, quindi la prima cosa è alla canola. Quanto deve durare questa aspirazione? Pochi secondi, perché è un momento in cui se gli mettete qualcosa dentro, chiunque di voi si mette una roba dentro, ragazzi, fa male, dà fastidio, ti toglie il respiro. Quindi non più di 15 secondi. L'altro elemento è la postura. Quando noi aspiriamo un paziente SLA dalla bocca o dal naso, lo dobbiamo mettere semiseduto. Se invece è tracheotomizzato non ci può. Quindi va messo semiseduto. Come si utilizza? Controllare che i tubi non presentano strozzature. Se io piego il tubo non aspira. Collegare il sondino di aspirazione al tubo e accendere l'aspiratore, niente di complicato. Quanto sarebbe la lunghezza della cannula? Cioè quanto? Ci arriviamo. La sua risposta è fra qualche diapositiva. Quindi quando si va giù col sondino non bisogna accendere l'aspiratore, prima si va giù, poi si accende, se no si fanno dei danni alla mucosa. Quindi io metto il sondino per esempio dal naso, dicono di farlo fare ai medici, ma lo potete fare anche voi, perché dal naso non dà quel senso di vomito, no? Avete mai provato a mettere qualcosa, da bambini vi mettevano la... mia. Per cui passare dalla bocca fa venire il vomito, invece dal naso un po' meno. Quindi mettete il sondino, quando pensate di essere in sede accendete e aspirate. Quando avete finito spegnete e tirate via senza tenerlo in aspirazione. Ok? Un'altra cosa a cui bisogna stare attenti: molti pazienti con la SLA hanno l'ossigeno che può essere collegato al respiratore o meno. Con l'ossigeno bisogna stare un po' sull'attenti, perché se si dà troppo ossigeno il nostro cervello ha lo stimolo per respirare quando l'ossigeno è basso. Se noi gli diamo troppo ossigeno, il cervello si ferma e quindi non respira. Quindi cautela nell'utilizzo dell'ossigeno terapia da sola. Se è collegata al respiratore è un altro discorso, lì c'è la macchina che fa respirare.
Perché? Perché se si dà troppo ossigeno si rischia di spegnere l'unico stimolo alla ventilazione. Ok, quindi non bisogna esagerare con l'ossigeno. Poi, quando noi prescriviamo i presidi, prescriviamo anche il saturimetro, con quello si quantifica l'entità dell'ossigeno. Quindi se è il 99% abbassiamo, se è 89% tiriamo su. Vi ricordatevi che il limite è 90%. Quindi abbiamo detto, per aiutare queste persone, aumentare la difesa immunitaria, dargli una nutrizione adeguata, aspirare le secrezioni in bocca, aiutarlo con l'apparecchio della tosse. Uno dei presidi che utilizzo da una vita ed è il mio mestiere è la ventilazione meccanica. Noi utilizziamo la ventilazione meccanica sia in maschera che attraverso la tracheostomia. La mia passione è la ventilazione in maschera. Quindi molti pazienti con la SLA inizialmente utilizzano la maschera perché ancora conservano per esempio la capacità di deglutire. Perché purtroppo uno degli elementi che ci impedisce di utilizzare la maschera è che molto spesso assieme ai muscoli respiratori vengono colpiti i muscoli della deglutizione. Se la deglutizione non è efficace non si può usare la maschera. Però ho avuto un solo paziente, abitava, siamo andati con Sandra una volta a trovarlo, prima di San Giovanni in Persiceto, dove c'è il ponte sulla sinistra, adesso c'è un albergo, questo signore era colpito, perché la SLA non si manifesta in tutte le persone in maniera uguale, no? Ci sono delle sfumature. Lui aveva un problema al diaframma, però aveva conservato la deglutizione. Lui riusciva a mangiare con la maschera attaccata al naso. L'unico caso che ho visto visti altri, anche Salvo l'ha fatto. Lui 24 ore su 24 stava attaccato a questo respiratore con la maschera al naso. Lui parlava, mangiava, ma è un caso su centinaia. Anche Salvo ha fatto fino al 2015. Anche lui? Sì, sì. Fino al 2015. Quindi ci sono delle persone che riescono a conservare la ventilazione per fare la ventilazione in maschera. Quant'è che pensiamo di mettere il paziente in ventilazione in maschera? Quando l'anidride carbonica comincia a salire, quando l'ossigeno cala e quando alla spirometria abbiamo perso il 50% della capacità polmonare. Quello è il momento in cui cominciamo a trattare il paziente con la ventilazione in maschera. Questo è un esempio. Questa è una bella infermiera. Questo è un paziente sano, perché uno così non è malato. Questa è la maschera con il tubo collegato alla macchina e questa è la macchina. La ventilazione meccanica non invasiva, che la sigla è NIV, è una metodica che permette di fornire al paziente un supporto ventilatorio parziale o totale senza ricorrere all'intubazione, impiegando maschere o caschi. Quindi provate a pensare a un paziente che ha perso il 50% della sua capacità polmonare, noi con questa macchina gli diamo quel 50% che gli mancava. Ok? Quindi se prima aveva una capacità polmonare di 300 centimetri cubici, 300 ml, con questo glielo portiamo a 500. Ok? Per fare questo tipo di trattamento utilizziamo delle maschere, ce ne sono un'infinità, cioè un'infinità no, ce ne sono diverse. Questa è una maschera che utilizza solo sul naso, quindi il paziente deve tenere la bocca chiusa, deve essere capace di tenere la bocca chiusa, come si usa dalla mia parte, io sono calabrese, dalla mia parte sì, bocca chiusa. Quindi anche da voi pure da voi. Allora, la maschera nasale, requisito fondamentale per poterlo usare, che lui deve avere la capacità di chiudere, se no la pressione gli fa aprire la bocca e esce l'aria dalla bocca, non va bene. Quelle persone che invece non riescono a tenere la bocca chiusa, utilizziamo per esempio questo tipo di maschere che prendono naso e bocca. Ok?
Poi, a volte è meglio averne più di una maschera. Per esempio, questa prende tutto il viso. Vediamo il perché dopo, perché a volte ci conviene cambiare. Perché appoggiare una maschera è sempre un problema sulla pelle, si creano dei danni che adesso vedremo. Quindi queste sono tutte le tipologie di maschere che vengono utilizzate. In che modo agisce la ventilazione in maschera? Mantiene a riposo la muscolatura respiratoria, perché un paziente debole di muscoli fa fatica, ragazzi, andare in salita con dei muscoli deboli. Quindi questa ti culla, la ventilazione ti rende il lavoro del respiro molto più leggero. Quindi fa espandere le zone del polmone un po' che sono state schiacciate dal fatto che il polmone si è ridotto di volume. E se uno respira meglio, riposa meglio. Quindi di notte riposa meglio e di giorno non è stanco. Cosa dovete fare voi quando dovete applicare la maschera? Aiutare il paziente a connettersi e a sconnettersi dal ventilatore. Quindi dovete accendere il respiratore. Che c'è? No, ti volevo accendere in mano. Come? Dovete accendere il respiratore, applicare la maschera e poi con le cinghie, ci sono delle cinghie, legarlo. Assicurarsi che il paziente possa in qualsiasi momento comunicare con mezzi idonei. Qui c'è tanta fantasia, si può usare un campanellino, un segnale sonoro di qualsiasi tipo, perché se vuoi il paziente è lì che sta ventilando e voi siete da un'altra parte e lui sta male, deve avere un qualcosa che vi può avvertire, poi vi ingegnerete voi, insomma, per questo. Riconoscere le situazioni di disagio e interpretare gli allarmi del ventilatore se sono presenti. Di solito nelle macchine di questo tipo non ci sono degli allarmi, quindi dovete osservare voi se lui respira bene o no. Comunque, quando il paziente viene ricoverato in ospedale e inizia questo tipo di trattamento, si insegna alla persona che accoglierà il paziente a come applicare la maschera e a gestire queste situazioni. Prevenire ed eventualmente curare lesioni da decubito. Quando applicate la maschera, la pelle si rovina un po', quindi bisogna imparare alcune nozioni per prevenire questi decubiti. Bisogna pulire la macchina,